Beh, insomma, la situazione non è semplicissima. Anche sulla questione della scuola, devo dire, è stato fatto molto. Sicuramente la situazione di partenza era complessa perché l'edilizia scolastica italiana in generale, ma anche in Veneto, è assolutamente deficitaria e quindi sistemare, diciamo, gli allievi all'interno di strutture scolastiche come quelle che abbiamo adesso, rispettando le distanze, eccetera, è stato complicato. La questione dell'apertura delle finestre risulta anche a me, ovviamente. Fino a 15 giorni fa, 10 giorni fa la temperatura lo consentiva, adesso immagino si passerà a un arieggiamento ogni ora, al cambio dell'ora, piuttosto che alle 2 ore magari se sono le elementari, ma sicuramente è un problema. Devo dire però che effettivamente i casi a scuola si stanno moltiplicando, ora che siano casi asintomatici. Tipicamente nei bambini, ma che poi comportino per esempio anche malattia o contagio per gli insegnanti, è un dato di fatto. È di oggi pomeriggio, per esempio, la chiusura della scuola elementare di Cortina d'Ampezzo a causa dei molti contagi sia tra gli allievi che tra i professori. Quindi sono tutti problemi che complicano l'esistenza, ma che nessuno va a cercare. Credo invece che possano essere sicuramente attribuibili a comportamenti non corretti i casi che abbiamo avuto quest'estate con le discoteche e che inevitabilmente si sono replicati anche con la Movida all'aperto. Per cui io distinguerei le questioni, che ci siano, per esempio, c'è sempre stata un atteggiamento molto negativo nei confronti della didattica a distanza, sia da parte degli insegnanti che da parte delle famiglie. Ma per esempio la didattica a distanza, soprattutto alle superiori, credo che fosse una cosa che si poteva organizzare e si poteva immaginare. Si è cercato di organizzarla in diverse situazioni, ma avendo per esempio una parte delle famiglie contrarie. Cioè dobbiamo tutti essere un po' più responsabili negli Benissimo, atteggiamenti che abbiamo, benissimo. anche diciamo nelle critiche a prescindere rispetto a determinate scelte. Ha detto bene Gennari, sicuramente questo non è il governo migliore, ma non c'è mai un governo migliore in assoluto, Benissimo. il migliore. Però sono state fatte delle cose, negare che siano state fatte mi sembra veramente un po' Benissimo, benissimo, difficile. benissimo. È la Grazie, stessa Taverna. questione che sollevava Moneta, dico due cose e poi mi taccio, sui trasporti pubblici. Il trasporto pubblico locale è responsabilità degli enti locali. Allora, il governo aveva detto dobbiamo cercare di lavorare col Dobbiamo 50% andare avanti, cioè dobbiamo lasciare un del po' di carico spazio, normale. Taverna. Allora, Adesso siamo all'80, ma gli bene, autobus bene, sono bene, bene. pieni.